raccolti di servizi in varie strutture dall'Ateneo, perché queste strutture dovevano essere aperte da personale amministrativo di categoria B e C, ma nei classici orari di apertura non si sono presentati e personale è rimasto fuori ad aspettare che qualcuno arrivasse ad aprire la porta. Questo servizio prima apparteneva a noi ed è stato soppresso. Stamattina l'azienda che ha vinto l'appalto ha detto ai nostri colleghi di aprire lo stesso la struttura. Alcuni si sono rifiutati, altri invece hanno aperto le strutture per paura, non lo so per quale motivo, però fatto sta che da capitolato non spetta più a noi aprire queste strutture. Sappiamo che comunque le persone sono state spostate da dipartimenti che conoscevano a dipartimenti che non sanno neanche dove si trova la porta o non sanno neanche dove sono dislocati questi dipartimenti. Persone che avevano rifiutato il contratto si sono ritrovate nei turni per lavorare e hanno chiamato per chiedere spiegazioni. Persone che erano in malattia si sono ritrovate nei turni a dover fare servizio, infatti non sono venute al lavoro, suppongo, anche perché se hanno un certificato di malattia è il loro diritto non presentarsi. Anche persone che magari avevano 24 ore ne hanno 18, avevano di contratto 14 ore, se ne sono ritrovate 12 o 17, diciamo se più che meno ore, hanno fatto dei turni non molto organizzati, anche perché in molti dipartimenti dove servirebbe più personale c'è soltanto una persona. Persone fuori, file, persone che dovevano entrare dalle sbarre che prima aprivamo noi col badge, si sono ritrovate a dover aspettare a fare lunghe file con la macchina. Persone buttate così a caso nei dipartimenti in cui non erano mai state e si sono dovute arrangiare ad aprire le aule cercando chiavi di cui diciamo, che non avevano mai utilizzato. Quindi non hanno dato degli ordini ben precisi, neanche a noi comunque, perché non sappiamo bene quali sono le nostre mansioni.